Buonasera. Grazie. Grazie, grazie. Fin troppo, grazie, grazie della fiducia, non ho ancora detto niente, aspetta un attimo. Grazie comunque della fiducia, anche perché stasera volevo fare una cosa seria. Per favore. Io credo che sia giunto il momento, dopo tanti anni, per noi uomini dover ammettere coraggiosamente e innegabilmente che la donna è nettamente superiore all'uomo. Non c'è... No! No, 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 no! No, no, no! Non c'è bisogno di applaudire! Che già è una fatica ammetterlo! Bravo, Cogia! Sai che sforzo che mi c'è voluto! Beh, no, dobbiamo prenderne atto. È così! Io è una vita che lo dico, ho letto anche Focus, cioè... C'è scritto, l'uomo è un'entità cellulare semplice. L'uomo è semplice. L'uomo dentro la sua testa, calotta, l'uomo ha due neuroni, dei quali uno sta nascosto tutta la vita e l'altro lo cerca. Dove sei? Dove sei? Dobbiamo fare la sinapsi. Dove ti sei? Non si incontrano mai. Un largo che sembra il parcheggio di Mirabilandia a dicembre. La donna? 700.000. Lì ci vorrebbe una rotonda, cazzo, che ogni volta... Ma sì, perché corrono all'impassato e ogni volta che si incontrano due neuroni femminili è un cambio di idea. E noi non vi stiamo dietro, il nostro neurone si trova disorientato, è come il Tom Tom quando non prende il satellite. È così. Questa cosa si può verificare quante volte un uomo arriva a casa la sera e vi dice ho mal di testa. Mai. A meno che non abbia preso una vangata nella coppa, non ha mal di testa. La donna è vero. È vero. Se ci fai caso, la donna si alza la mattina che ha già una leggerissima emicrania. Ed è così, anche il linguaggio, te lo vedi, il linguaggio dell'uomo è semplice. L'uomo dice sì, e sì, un neurone non ha scelte, e sì, dice no, e no, non lo so, non lo sa. La donna dice sì, e no, dice no, e sì, non lo so, muore, delle volte muore nell'indecisione. Eppure, con queste grandi differenze, ci sposiamo. Ho un brivido che mi percorre la schiena, perché... No, no, io lo dico, ci sposiamo, ma lo dico per le donne, soprattutto. Sposarsi non è un verbo di cui l'uomo conosca il significato. Non ce l'ha. Non è un bisogno primario. Nel suo mini disc non è compreso. Se tu chiedi a un uomo sposarsi e potessi vedere dentro, te vedresti il neurone. Ma che è? È vero! È da paura, ma leggi Focus, c'è scritto! Ed è là, sbevassare, spisciacchiare. Ce l'ha, l'altro neurone aiuta, che l'ha scosto, che ha fatto un cazzo. Non, come fanno quindi per convincere? Che le donne sono fantastiche. Nonostante questo ti fanno credere che è un'idea tua e che è buona. E lo fanno in una maniera meravigliosa, sono troppo avanti. Convincono le tue amiche, ti fanno fuoco sotto con la domanda giusta. Che vengono lì da te e poi ti dicono, perché non ti sposi? Non ce l'hai? Dai, che dopo facciamo una bella festa. Festa! A festa ce l'ha. L'uomo festa ce l'ha. È un bisogno primario ed è una cosa buona. Che va fatta, quindi è già più interessato. Festa? Sì, e dopo beviamo. Beviamo! Festa e beviamo sono due parole. Convincono chiunque.
È normale. Quindi ti convinci che è un'idea tua e tu glielo chiedi. E lei ci pensa, cazzo, ha già vinto, vuole stravincere. E tu fai la festa. E tutti bevono, giocano, e bevono, e ridono, e bevono, e ridono. Anche lei ride. Lei ride, ride. Lei ride, ma lei lo sa perché ride. Te lo imparerai dopo, con comodo, e sarà troppo tardi. Ciao, grazie.